Purtroppo mi sa che dovrò continuare a trasmettere tramite il server austriaco, perché altrimenti qua non riesco a fare. Quello di Milano, per qualche motivo che non capisco, non va. Non riesce a trasmettere. Vabbè, scusatemi per il ritardo e buongiorno a tutti! Benvenuti alla conferenza pre-TGS di Sony. Vabbè, visto che purtroppo non sono riuscito a trasmettere fino ad ora, vabbè, per adesso niente di che, hanno mostrato alcuni titoli in arrivo, già annunciati, sia occidentali che orientali. Many titles loved by game enthusiasts will be appearing on PS Home. Adesso altri titoli. Quindi Square, ok. Aspetta. Final Fantasy, aspetta. Ah, Dissidia, è Dissidia. Minasan, watashi no inori ga todoita you desu ne. Yoku atsumatte kuremashita. Douka shouri wo nu ni kaerou to suru sekai no kyūsai no. Vabbè, se anche la livestream fa così. Allora, un secondo che controlliamo almeno un po' la qualità. Vabbè, dai, un po' meglio adesso. Almeno riesco a trasmettere. Questo esce a gennaio, no? Sia in Europa, Stati Uniti che Giappone. Ciao Cloud. Ciao Sephiroth. Anche lui no. Sì, 11 gennaio. Nocto. Ah, Shadow of the Colossus. Che quindi immagino arriverà all'inizio dell'anno. Non ricordo, non penso abbiano dato una data precisa. Intendo le 3. Ricontrolliamo un secondo la qualità. Sì, sta andando bene, dai, dai, dai. Dal vivo, rimettiamo. Chiedo ancora scusa per i problemi iniziali, poi dovrò vedere che cacchio è successo al server di Milano. Non vorrei che sia cambiato il link che connette OBS al server di Milano. Oppure è anche probabile che il server di Milano sia in questo momento non attivo per problemi. Ma la qualità mi domanda è 480, no? 480, ok. Data? No. Generico 2018. Atlus. Ah no, giusto, giusto. Non è 13 Sentinels, questo è Dragon Spawn. Sì. Praticamente è stato leakato qualche giorno fa. Dragon's Crown Pro. Sarebbe una versione rivista con, ecco appunto, Pro. Con sprite migliori dell'originale Dragon's Crown. Uscito per PS3 e PlayStation Vita.
che immagino uscirà abbastanza presto, no? Tipo inizio dell'anno? Ah, pure! Oh, crossplay! Con PS3 e PlayStation Vita. O anche con divisione di file, penso... Vabbè. Sì. Il 25 gennaio, giusto? Sì, ma 13 Sentinels dove cacchio è finito? Magari adesso, no? Tanto... Rimanendo in tema... Eh? Ah, Final Fantasy 9! Sì, 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 anche questo è stato... poche ore fa, tra l'altro, il leak tramite il PEGI. Sì, è la versione PC. Vabbè, quella... PC, sì. Quindi disponibile adesso? Faranno, perché se non sbaglio il Beggy diceva anche data di uscita oggi, quindi ci sarebbe. Ho amici che sono innamorati di Final Fantasy 9, un giorno dovrò giocarlo. Disponibile? Disponibile? Mi sa adesso? Cioè, purtroppo non conosco qua, però mi sa tanto che è disponibile ora. allora, automate? Mi sa tanto di sì. Sì, sì, sì. Allora, se non sbaglio, questi forse sono stati anche annunciati nei giorni scorsi, sì. A cuochi? Quella cuochi, aspetta. Nel caso non lo sapeste, se non sbaglio, gli otome, vabbè, automate più una colonna specifica, vabbè, gli otome sono delle visual novel a sfondo romantico, dedicate principalmente al pubblico femminile, quindi con tanti più maschietti da conquistare. Se ho detto una cagata, poi correggetemi, senza alcun problema. その 4 Variable Barricade. Variable Barricade. 今後も続々と発売予定. Sì, queste se non sbaglio sono state annunciate pochi giorni fa in un evento di Compilarte, se non sbaglio, dove hanno annunciato tipo 10 visual novel tra PS4, PlayStation Vita e console non specificate. Kingdom Hearts? No. No, no, aspetta. Ah no, ah, Idea Factory. No. Per un attimo ho pensato che fosse l'inizio di Kingdom Hearts. Ah, Idol Master. The Idol Master, Stella Stage. Mizzica, esce... Cacchio, prestissimo! Il 21 dicembre, ah! Oh. Ehi, non fare scherzi tu! Ehi! Questo è Gundam, penso? Mi sa Gundam? No? Che cacchio è? No, mi sembra... no. Dust and the bonds are intertwined. Inglese? No. Che cacchio è? No, è Gundam. Sì, 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 è Gundam, ma... Sì, sì, Gundam, per forza di cose, Gundam.
your mission. Non è il Versus questo? Mobile Suit Gundam Battle. Ah, allora se non sbaglio questo è free to play. Non vorrei sbagliarmi, però qualche tempo fa è uscito anche un Gundam Free to Play 2018 PS4. Non ricordo. Pausa oppure no? Oppure mostrare un po' il pubblico perché sì. No, pausa. E ora? Oh! La VR di già, ma non siamo neanche a mezz'ora, quindi parte finale penso sarà dedicata a qualche sorpresa in più. Now the latest news on PlayStation VR. Almost a year has passed after the launch of PlayStation VR, and it is proving to be very popular among users indeed. For further momentum, Gran Turismo Sports with VR mode and No Heroes Allowed VR and other titles will appear next month. And we'll have a larger supply of PSVR for this. In order to get more people to experience PlayStation VR, in the PlayStation VR camera bundled version will be launched on October 14th with the new price of 44,980 yen. We'll have an even greater number of dedicated PSVR contents. Please take this opportunity to leap into the world of PlayStation VR. È sempre tanto, però, è purtroppo il problema della realtà virtuale in questo momento. Cioè, con tutto che la versione... Questo è? No, vabbè. Dicevo, è un problema purtroppo proprio della VR in generale, che i costi sono ancora molto alti. Con tutto che su PS4, almeno per chi ha già una PS4, sono più bassi. Cioè, il PlayStation VR è quello più a basso costo come visore. Skyrim anche qua. Parapopom. Che cacchio è? Legion Commander. Quindi suppongo sia ancora il segmento sulla VR, no?
purtroppo Ark non è che mi interessi così tanto, scusatemi. Ah, ma aspetta, non è l'Ark, no, Ark Park, quindi è qualcos'altro? Poi Gangrave, questo qui è stato annunciato poco tempo fa, per VR. Che sarebbe una nuova versione dell'originale per PS2. Presto in arrivo, 2017. Poi, che altro? Aspetta, c'era anche... No? Ah, Artdink! Quindi Artdink... No, perché un utente su Twitter aveva notato che Artdink... E-Train! Dicevo, su Twitter mi ha fatto notare che Artdink ancora non aveva annunciato il proprio titolo per PS4. Beh, eccolo qua! A-Train, versione PlayStation VR. Ale! A-Train è apparso di recente su 3DS, con tanto di arrivo in Occidente. Per chi non lo conoscesse, se non sbaglio, è un simulatore di treni, nel senso di gestione... Sì, di gestione anche delle ferrovie. E di sviluppo cittadino. Quindi, quando arriva... Non si capisce, vabbè. Anata wa ima ushinatta shinpai kinou o kikai de oginatteru wa. Sono dōryoku wa Jeffty kara chōkyū sareteru no. Tsumari anata wa Jeffty o oritara shimu no yo. Zone of the Enders. Per la realtà virtuale. Ah! In prima persona anche, giustamente. Ah! Rivivi l'Odissea, da una nuova prospettiva. Grafica migliorata, risoluzione 4K, nuovo sound design. Surround sound da next gen. Rivivi il capolavoro. Ah! Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Sì, Mars, per dire VR, va bene. Cygames? Quelli di Gran Blue Fantasia. 2018. Primavera. Neko Atsume, popular smartphone game that was made into movie this spring, will be on PSVR 2018. Oddio, questo come cacchio lo fa in VR? Furthermore, PSVR will expand into music and video entertainment through PlayStation Network. No, non mostrate adesso cose non di gioco, no, no. Capisco, dovrei mostrare anche le altre potenzialità della realtà virtuale, però no. No. Ah! Vabbè, però... Meno tempo gli dedicate, meglio è.
Ok, avanti, avanti, avanti. Meno male. With Japan Studio VR Music Festival and VR Digital Theater, you can enjoy game music title as if you are in a concert hall. At the Game Symphony Japan 23rd concert held in May, the various titles produced by Japan Studio were played, and you have just listened to some of them. From tomorrow, September the 20th, 1 month ahead of general audience, the VR Music Festival will be available for PS Plus subscribers, glamorous orchestra concert to be enjoyed. Okay. Furthermore, va bene, pure nei news, va bene, va bene. Will start distributing videos, non troppo tempo, video dai, services. Allora, se non VR, sbaglio, negli ultimi 2 anni le conferenze di gente sono durate sempre sull'ora, ore e 10, quindi se rimane così la cosa, quindi immagino che ci sarà questo segmento e poi 20-30 minuti finali con di nuovo focus sul gaming senza VR. Provide video services called Nico Nico on PlayStation 4. It is PSVR available. You can also enjoy video in virtual reality. We will explore all the possibilities so that the PlayStation VR will give you the experience you never imagined. Nuovo segmento quindi, no? Per vita? PlayStation? Ok, si torna su PlayStation. Via. Quindi... Now, the Playlink series will have been drawing so much attention in the international market. Smartphone and tablets are connected to PS4 and used as vabbè, a ci controller. Sta. Qui, non posso dire niente, qua ci sta. Quindi ora? Supermassive? Supermassive su mobile? Ciao Tubestar, benvenuto. Ah. Sì. Ah, vabbè, tramite PS4 però, no? Nel senso che la PS4 trasmette, vabbè, ha il gioco e si gioca tramite smartphone. Penso. Suppongo. Hidden Agenda. Ah no, PS4. Ah, giusto, giusto, sì, avevo capito male. Quindi, iniziativa con cui si gioca tramite smartphone. Ah, ok. As you see in Hidden Agenda, the maximum of 6 gamers can play simultaneously in these suspense games. Each player's selection option can change the storyline. You can enjoy with your friends, bringing smartphones and tablets so that you can enjoy the new experience of a PS4. Now, we would like to introduce what we are doing to expand the entertainment experience at the Sony Group. Ovvero? Ah! Anime? The Animax on PlayStation of Animax Broadcast Japan will be reinvented in December. This is going to be the 24-hour animation-only TV channel for PS4 users. All the programs can be watchable either on time shift or on video on demand. You can also enjoy the exclusive titles, game originated animations, among others. It is a fusion between the channel broadcasting and also video on demand. Please enjoy Animax on PlayStations.
We also have new initiatives. Since last year, Shogakukan's Coro Coro comic, and also with Sony Music and Aniplex, that we started Kids Star Project for younger kids. We are using the characters so that we want to expand the attraction of a PlayStation to children. So we'd like to share part of that activities. So please look at the characters. In the process of development. Ah! Ovvio, ovvio. No! No, ma no! Ma non avrà neanche 20 anni, dai! Sì, vabbè. Quindi, vabbè. Ok. Sate. Vabbè, hanno presentato un personaggio, ma ci saranno anche giochi, solamente tramite Coro Coro. Titles, which we have enhanced even more, and we would like to provide you with new information about this. Now, look forward to the wide variety of new titles appearing first on PlayStation 4. First? Ah, e beh, bravi, bravi a non stare Hokuto no Ken. Anzi, no. Hokuto no Gotoku, come sarebbe il titolo, dato che è la fusione tra il titolo giapponese di Ken, Hokuto no Ken se non sbaglio, e quello di Yakuza, Ryuga Gotoku. Buono mostrarlo. Poi mostreranno anche Yakuza Kiwami, quindi. Un trailer così. Vai. Che poi io ho anche visto la live stream di Yakuza in diretta. E ricordo ancora quando c'è stato il trailer per Hokuto no Gotoku, quando c'è stato il cambio improvviso tra da Yakuza a Ken. Diciamo che ci sono un po' rimasto. Anzi, un bel po'. Va bene mostrarla di nuovo. Fa sempre bene. Ah, ma mi sa che... Ah, ma il trailer vecchio questo! Io... No, aspetta, no, è un trailer con delle aggiunte, perché alcune scene me le ricordo. Le avevano già mostrate, però altre sono nuove. E poi... Il 22 febbraio! Ma è prestissimo! Eh? È prestissimo! When we last had peace. Questo è invece? War is all we know. You look this endless war. But we fight. Ma cacchio, il gioco di Ken il 22 febbraio è prestissimo. Io pensavo che sarebbe uscito, che ne so, in primavera tra aprile e giugno. Ah, ma qui, ah, questo, no, è DF, cioè, un altro EDF. No, aspetta, no, no, aspetta, aspetta, questo forse è l'EDF, perché di recente hanno annunciato anche uno spin-off di EDF, però più su, però con genere un po' diverso, ma mi sa che non è questo, cioè, non sto capendo. Vabbè, adesso vediamo il titolo. Vabbè. Insettoni giganti. Earth Defense Force. Cioè, non c'è neanche a discutere. Forse sì. Aspetta un attimo. Iron Rain? Che cacchio è? È un altro? Un altro ancora? Ma deve uscire ancora quello principale? Anche lo spin-off? Ma... Ma che diamine? Unforeseen enemies have arrived.
PS4, PS Vita, questo è... È per Team Sentinels! È per Team Sentinels! Eccolo! Eccolo! È tornato! Madonna, da 2 anni! Ed è ancora anche per PS Vita! Che è il primo tenere nuovo dal 2015. Oh. Quindi, vabbè, 2018 generico, ok. Questo invece... Gioco Sony. Vabbè, quanti chiederemo quindi... Detroit. <笑>鉄の町、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 
みんな行こう。人間にとって私たちは店に並ぶ人形でしかないのよ。不完全な生き物に服従しろだって。それも今日で終わりだ。自由を取り戻し、人として生きていくために。もう逃げ場はない。何の罪もない人間の命をまだ奪うつもりか。俺は一体何なんだ。奴隷か、おもちゃか。どうなるかは君次第だ。何があった。虫けらみたいに撃ち殺された。奴らにか。人間には力で対抗するしかないわ。多数の店舗が破壊され、路上の車にも火がつけられており、デトロイト市内はまさに混乱状態です。何百体ものアンドロイドがサイバーライフ店舗から盗まれた模様です。これは私たちの物語だ。デトロイト、Become Human。Va bene, sarà 2018, non penso daranno una data qua. Di tutti i posti, va bene, infatti 2018. E questo invece? Allora, se forse questo... La sorte è magica virtuosa? Mi sa di sì. Omae wa hitoboroshi no dougu nanka janai. Ore ga sonna fuu ni sasenai. Dakara...お前の力を貸してくれ。あの子を助けるために。ミサディシ、ディシ。学園都市に異変。とある魔術のバーチャロン。参戦するのはいつもの顔ぶれ。バーチャロン大流行の影にうごめく謎の思惑。科学と魔術、そして電脳世界が交差するとき、蒲地和馬が新たなドラマを紡ぎ出す。今戦う者はバーチャロイドを借り、持てる力をブースト。それぞれの真実を求め、共に伝説を疾走する。目撃せよ、とある魔術のバーチャロン。2018年2月15日。No, vabbè, quindi... Vabbè, 15 febbraio. Poi?
E questo? Sì. Va bene. Donna. Ma no, era così calmo e tranquillo, dai. Un secondo, voglio controllare come sta andando la livestream, come qualità. Alla faccia del calmo e tranquillo. Bene. Armored Core? Mi sa che è Armored Core, eh. La sparo così. No. No, ho sbagliato completamente. Left Alive che cacchio è? Di chi è? 2018? Sì, ma mi sa che non abbiamo visto neanche... di Square? Ah! Sorpreso. Saluta a te, Metal Gear! No, il character design è quello. Ah! Quindi segmento finale ora, o comunque... aspetto? No? Monster Hunter. Stavo a vedere che chiudono con Monster Hunter. Perché ci vorrebbe una data. Monster Hunter che ricordiamo uscirà... vabbè, inizio 2018, quindi magari la data la danno ora. Ma Next Live mi ha sorpreso, cioè... un titolo così da Square? Oh. Avendo giocato un po' di Monster Hunter 3 e soprattutto Monster Hunter 4 Ultimate, sono un po' stranito a sentire qua i vari Hunter parlare in giapponese, quindi in linguaggio normale, perché normalmente parlavano con il linguaggio loro. Però... sappiamo che sia il linguaggio che sia giapponese qua. Ale, data, 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 data. Ah, ecco. Ah, ok. Mi sembrava strano. Quindi...
Vabbè. Allora a questo punto annunciano data, bundle con PS4 e varie cose. Mr. Jozo Tsujimoto of Capcom. Welcome back. My name is Tsujimoto, the producer of Monster Hunter World. Well, we've seen some wonderful visuals shown for the first time here. It seems like the development is going smoothly. Yes, it's going very well. And so, I think that we can provide you a very good game. And we're working hard together to make it. At the end, there was some visuals of monsters that were seen for the first time. Yes, indeed. This is the first time we've shown this. The monster's name is Nerurigante. And this is going to be one of the package main monsters. If we look at each of the titles, then there were main package monsters, and this time it'll be the Nerurigante. And in regard to this package monster, Nerurigante, we've introduced this, and there's another thing that we'd like to convey to you. What's that? Finally, the Monster Hunter World launch date has been decided. Eccola qui, via. Avanti, avanti, avanti. So, please take a look. Gennaio! Yes. Cacchio! The subito esce! Hunter World. Thank you very much for the applause. 26 gennaio, prestissimo. Io pensavo sarebbe uscito a marzo. Prestissimo. And you may think that it's quite early. Eh sì. At any rate, on January 26th, Friday 2018, this will be made available worldwide simultaneously. And the package and the download digital versions will be offered. And aside from the packaged one, in the digital version, there's going to be a digital deluxe version for downloads. And we have these armor items that will change, and there's going to be hairstyles and gestures and so on that will be added as special items in the digital deluxe version. And in the package version here, we have a collector's edition, and the main monster that we introduced, Nerurigante, Nerurigante, be faithfully reproduced in a figure. Alla faccia della... And furthermore, the art book and the soundtrack CD and other items that fans will love have been prepared. This will be a luxurious version, and we have a collector's edition prepared. And then, for all of these versions, if you reserve orders on the digital version, as well as some for the package version, we have the Origin Series armor item that is prepared. And we also have a Fair Wind Charm prepared in the digital version, and in limited quantities. This will be available in the packaged version as well. And the Origin Series items have been available since the first Monster Hunter World, and we have special armor that has special features to it. And we'll start taking reservations from afternoon of day after tomorrow. And please check the details on our homepage. I think you should rush to place orders. I hope you'll do your best to place orders. Thank you very much. I'm really looking forward to this, but Monster Hunter series fans must really have been waiting for this. And for those fans, we have prepared the following. Ovvero? Sarà il bundle. Il bundle. Eccolo qua. PlayStation 4 Pro Special Edition will be available. It's the Leolens, the World Leolens Edition. We hope that many, many articles will be written about this. Mr. Tsujimoto, tell us about your thoughts on this design. Which were the points that you really focused upon?
please provide us with your comments. Addirittura il commento 4. Del producer sul bundle, va bene. We have a new world of Monster Hunter World prepared. Non me ne ricordo, è una pro. And with that in mind, we have looked at the main monsters of the past. There was the Liolis. Cacchio, una pro. Was a monster that appeared throughout the series. And we have used che esce pure il 7 dicembre for this design, and for the PlayStation 4 Pro an original design has been prepared. So for the special design PlayStation 4 Pro, before the launch of the Monster Hunter World, this will be available in limited quantities starting from December 7. And the launch date of Monster Hunter World will be on January 26th at midnight. And this, the others, we will start accepting orders from noon tomorrow for like the hardware, like the software. We've announced the launch date. And as we head towards the launch, we would like to do our utmost to be able to provide you with this wonderful experience, so we'd like to request for your support. And there'll be a lot of information that will be provided at the Tokyo Game Show, so please look forward to this. Thank you very much. Now, thanks to the great support from the various supporters. Now, lastly, we have just heard the launch date of the Monster Hunters. Again, thank you very much for the tremendous support from the software producers. We have shared with you the latest title of the existing series, and also new titles appearing on the PlayStation 4, and also completely new titles. I hope you enjoy oddio. Them. At the Tokyo Game Show 2017, va bene, quello PlayStation booth, io mi aspetto annunci anche al di là, però cacchio, non è che sia stata tutta questa gran cosa. PS4 titles in the PS4 Pro are already provided. Così. So for the PS Plus subscribers, we will start accepting the orders and also reservation to try it out at the PlayStation booth right after this conference. And also for the PlayStation Plus subscribers, that from 29th of September, Friday, you can download from the PS Store for the three titles for the trial. So please refer to the PlayStation website. And also the titles which will be existed at the 2017 Tokyo Game Show. We will be also hold the PlayStation Festival from the end of October in Sapporo, Fukuoka, and Osaka. Please come and join us. Aspetta, forse c'è altro, un attimo, vediamo. PS4 no hatsubai irai. To revitalize Japanese game market one more time since the launch of PS4, this is our obligation to do so for the game lovers. And a member of the team, PlayStation team, has been working very hard towards that goal. You will be evaluating whether we have achieved something for last 3 years, but as a team, we always committed ourselves to make a progress towards our goal. However, we are still in the halfway in our journey. We have not arrived at the destination yet. We want all the games to come to our platform, and you can get excited about the game world. You can play with your children. We can all play together, compete against each other, and we can also enjoy them playing. There are so many messages that we want to campaign. So we want to make a PlayStation as everybody's PlayStation. There are so many things that we want to do, and we must do. Our target is to place one PlayStation to one home, so many people will enjoy interactive entertainment, games, and make the game as another culture.
We really want to take you to the world beyond your imagination. I just mentioned our journey. Our means not just a member of the team, but also the partners and also game lovers and end users of a PlayStation and also the viewers of this event are all included in this journey. I hope that you will join us and complete our journey together. I really want to show you the TV commercial as a summary of this presentation. Perché c'è sempre, allora, nelle conferenze passate, negli ultimi anni, c'è sempre stato uno spot TV mostrato per come anche chiusura, vabbè. E chiudono così, con lo spot TV, vai. Con lo spot TV è sempre stato abbastanza pazzo, se non sbaglio, vai di pazzia, forza, avanti! Vabbè, applausi, perché devono applaudire. In realtà no, è già fuori. Then let's meet at Tokyo Game Show. Allora, mi dispiace dirlo, però molto. Ecco la pazzia, avanti, pazzia, forza, avanti, sì, vai. Vai con la pazzia. Aiuto. Yes, we can. Aiuto! Ah, la pazzia. Oh, Parappa, ti ho visto, eh. Bene. Quindi finisce così, no? Quindi, commenti finali. Purtroppo... Perché? Sono stati mostrati comunque bei titoli. Non è quello il fatto. Sono mancati un po' gli annunci. Allora, quelli che mi hanno sorpreso di più sono stati... Zone of the Enders VR. Perché non aspettavo che Konami si ricordasse di quest'altra serie. Anche se ho visto che sviluppa Cygames e quelli di Granblue Fantasia, quindi Konami neanche ce l'ha fatta sviluppare internamente, vabbò. Poi, Left Alive, nuova IP da Square Enix, con influenza abbastanza da Armored Core e da Metal Gear, almeno per lo stile dei personaggi e degli artwork, perché quello è il designer dei personaggi Metal Gear, non è che dobbiamo... è lui, cioè... è lui o lei? Non mi ricordo. Sinceramente non ricordo, vabbè... è quella persona là, ecco. Poi vabbè, molto sorpreso dalle date così vicine sia di Monster Hunter che del gioco di Ken. Cioè, Monster Hunter mi aspettavo a marzo, non a gennaio. E Ken mi aspettavo minimo la primavera, quindi tra aprile e giugno, non a febbraio, prestissimo. Poi per il resto sì, qualche annuncio, sì. Tipo... e i tre mi ha sorpreso anche un po', non pensavo lo annunciassero così, però niente di assurdo, niente di sconvolgente. Direi in linea con l'anno scorso, certamente non come il 2015 o anche il 2014. Il 2015 è stato un anno bello, tra l'altro pensandoci non c'è stato uno Yakuza quest'anno annunciato, perché l'hanno annunciato prima, giustamente. Neanche hanno mostrato Yakuza Kiwami 2. Hanno mostrato Ken, ma non Yakuza Kiwami 2, solamente all'inizio. Ah, vabbè, anche il fatto che Dynasty Warriors esce all'inizio dell'anno. Però, cacchio. C'è da dire che PS4 all'inizio dell'anno è molto interessante. Tra Monster Hunter World 26 gennaio, Okuto Gago Toku il 22 febbraio, e poi Dynasty Warriors penso a marzo a questo punto. Non è male, non è male affatto. Anzi, sarà uno dei... uno degli inizi dell'anno più forti che ha avuto PS4 in Giappone? Mi sa di sì. Ricordo quello 2015 con la schiera di multi, con Bloodborne, tra l'altro con non mi ricordo quanti giochi usciti all'ultima settimana di marzo, saranno stati 10-15. Tutti per la fine dell'anno fiscale, un macello. Però sì, inizio dell'anno prossimo non male affatto.
però per il resto non così tanto, assolutamente no. Vabbè, però come per Switch, bisogna vedere che succederà durante il TGS. Beh, nonostante le difficoltà ce l'abbiamo fatta. A questo punto, vabbè, confermo anche che stasera ci sarà un'altra livestream, sempre di Gurashi, perché dobbiamo vedere che cacchio sta succedendo a Dinamizawa. Cioè, non mi ha sbloccato il teatro l'episodio finale in cui c'è il confronto tra i personaggi sulle varie teorie, quindi mi sa che si va avanti. Ma, vabbè. Vabbè, a parte questo, chiedo scusa ancora una volta per i problemi iniziali, però purtroppo il server di Milano non so come non funzionava e quindi ho dovuto cambiare. Dopo innumerevoli perdite di test perché non capivo cosa cacchio stesse succedendo. Però vabbè, dai, è andata. Grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo alla prossima, questa sera.